tempi lontani, l'unico sport permesso alle donne era il volano. Oggi le idee sono cambiate. Con lo stesso passo baldanzoso con cui hanno fatto il loro ingresso nella politica e nella magistratura, le nostre compagne sono entrate nel mondo dello sport. Ci mancavano solo più le donne. Ecco di fronte a Napoli il Jolly, squadrone del generale Rodati, e l'Amazzoni, squadrone della baronessa Taralbo Altini. Un difensore tocca ingenuamente con le mani. Rigore! Ma la tiratrice scelta non conosce le pinte e tira in bocca al portiere. Il mediano del Jolly, Nappo, si è buscato un calcio e fa tanto male quella botta sullo stinco. Non deve svenire, è una donna atleta, ma fa tanto male! Applaude la polla, ma le calciatrici non ce la fanno più. Forse pensano che è più comodo fare la calza. Riesci a venire a fare allenamento con me? Ah, sì. Ah, lo faccio da sola, va bene. E qual è il programma? Sì? Sì, sì, ok. Ah, il solito, perfetto. Va bene, grazie. Ciao, buon lavoro, ci sentiamo. Ciao, ciao. Fin da piccola questa passione era nella mia pancia, nel confronto con i maschietti del mio paese, di mio fratello. E quindi i primi rudimenti sono stati in un campo di erba normalissimo, dove il contadino ci sgridava perché rovinavamo appunto il foraggio. Una passione nata sì, a scuola, alle elementari, quando giocavo sempre coi maschi all'intervallo in giardino a scuola. Dai primi calci in cortile con il nonno, mi insegnava a fare lo stop, mi insegnava a fare il tiro di prima, mi insegnava a fare lo stop, il tiro e tutte queste cose. E quindi diciamo che i primi fondamenti tecnici me li ha dati lui. Dopodiché avevo tanti amici maschi e ho iniziato a giocare a calcio con loro. Un quartiere sì, di Roma, molto popolare, nel senso di fatto di palazzoni enormi, di tanto asfalto, polvere, quindi ho iniziato a giocare proprio in mezzo alla strada con i maschi e partite infinite che iniziavano da dopo il pranzo fino a quasi alla sera. Ero con i miei cugini in cortile. Mia sorella giocava con sua cugina a bambole, io praticamente non le guardavo le bambole perché è partita lì la mia passione, dietro a questa palla con i miei cugini sempre in cortile. Infatti io la scuola in un certo senso la odiavo perché mi piaceva molto il calcio. Un'amica di mia sorella aveva sentito un annuncio per una radio locale che cercavano delle ragazze tra il 76 e 77 per fare una squadra di calcio femminile a Reggio, e di lì e poi è partito tutto il resto, insomma. Ho trovato un corridoio. Bavagnoli. Poi gran tiro e c'è un pareggio splendido. È il 31esimo, un gol favoloso. L'Italia trova il pareggio con Betty Vignotto. Un gran gol. Rivediamo questa autentica prodezza. Bavagnoli difende il possesso di palla, tocca in orizzontale, parte un sinistro micidiale, niente da fare per Marion Isbert, palla proprio all'incrocio dei pali, nel sacco tedesco, 1-1 tra Germania Ovest e Italia, il 31esimo minuto e mezzo della ripresa. Dunque tutto da rifare per la Germania Ovest e l'Italia può ancora sperare in un passaggio alla finale che avrebbe del clamoroso, visto che sta giocando contro la Germania Ovest, padrona di casa, in questa prima semifinale del campionato europeo. Galvanizzata ora l'Italia, Vignotto ha segnato il suo 107esimo gol con la maglia azzurra su 108 presenze.
Io Betty non sai che non ricordo esattamente quando ho iniziato a giocare, però mi ricordo che nella mia via era una via dove c'erano tutti i maschi e giocavano a calcio, avrò avuto 8-9 anni e quindi ho giocato a calcio anch'io. E mi ricordo che giocavo con loro, ero l'unica donna, cioè l'unica bambina, e poi loro mi dicevano: ma guarda che non c'è il calcio femminile, non c'è. E io gli dicevo: guarda che secondo me ho sentito dire che ci sono delle ragazze che giocano a calcio, ed erano gli anni 70, mi sa che te già giocavi in quel periodo. Sì, guarda, io posso dire che quello che hai appena detto un po' si rispecchia anche in me. Io nella mia strada, gli amici, tutti maschietti, famiglia, fratelli, poi tanti, quindi non c'era proprio difficoltà nel numero. E squadre femminili allora, per carità, non ce n'erano. Non c'era certo la possibilità economica con tante bocche da spalmare in famiglia. Poi ho avuto la fortuna nel 70 di essere portata a Milano e da lì sono partita. Quindi l'anno dopo, 71, mi sono ritrovata con un nome Real Juventus, abbiamo giocato Federazione Torino, abbiamo vinto lo scudetto lì. Quell'anno ci sono stati anche i primi campionati mondiali, ma mondiali non ufficiali UEFA, FIFA, perché allora capirai calcio femminile. E ho fatto la mia più bella trasferta, bella, prima e grande trasferta in Messico. Giocato all'Azteca, campo mitico, 100.000 persone c'erano a mezzogiorno, 100.000 a vedere calcio femminile, cioè bellissimo questo impianto qui, ma l'Azteca non ha parole, insomma. Poi Guadalajara, cioè ha fatto campi in Giappone, in Cina, cioè, la nazionale lì l'hanno portata nei migliori stadi. Betty Vignotto, 29 anni, nel Piacenza, capitana della nazionale. La nazionale che è appena uscita dalla vittoria in Portogallo, che in pratica l'ha lanciata nella fase finale del campionato d'Europa. Questo ingresso nel campionato d'Europa è una testimonianza dell'alto livello, del valore del calcio femminile italiano. Beh, senz'altro, anche per quanti non ci credevano capaci di certi risultati. Tu ti rendi conto che stai diventando un po' un simbolo del calcio femminile? Si parla di Betty Vignotto come si poteva parlare di un Gigi Riva qualche tempo fa, simbolo del calcio femminile italiano. Io spero che serva, soprattutto il calcio femminile, e che anche altre ragazze si arrivino a avere quello che ho avuto io. Però è paradossale, cioè parliamo degli anni 70, hai giocato davanti a 100.000 persone, hai fatto queste cose. E se pensiamo adesso come siamo messi adesso, veramente, cioè, siamo ancora più indietro di questo. Paradossalmente sì, stava sì, meglio sì, prima sì. Il calcio femminile. Come ho sempre detto. E io. Rispetto adesso, cioè. Adesso dall'86 che siamo entrati nella FIGC, che doveva prendere uno slancio, lo sport, secondo me ci hanno messo una bella cappa sopra e lì siamo. Il 26 maggio 2016 al Maffei Stadium di Reggio Emilia si gioca la finale di Champions League femminile, per la prima volta in assoluto in uno stadio italiano. È un evento storico, ma nessuna squadra italiana ha raggiunto le fasi finali del torneo. Eppure negli anni 80 l'Italia era una delle quattro nazionali femminili più forti d'Europa. La storia del calcio femminile in Italia ha un destino parallelo a quello della Reggiana. Il riso nei primi tempi, poi seguitissimo negli anni 80 e nei primi 90, poi dimenticato. È successo qualcosa,
sia al calcio femminile sia alla Reggiana che ne è l'emblema, perché è una delle poche società italiane che nonostante tutto esiste ancora dopo 40 anni ed è la società più blasonata della sua città, anche se in pochi lo sanno. Questo film vuole ripercorrerne la storia, incrociandola a quella di chi l'ha costruita e ostinatamente sorretta fino ad oggi. La nostra prima squadra era formata da una quindicina di ragazze, grosso modo, però effettivamente non tutte erano, diciamo così, talentuose, nel senso che alcune ragazze si erano avvicinate anche un po' per curiosità. Il momento è solenne. Entrano le attrici al piccolo trotto, una sfilata degna della tradizione dei migliori cavalli da corsa. Scambio di fiori tra le gentili capitane, Laura Solari per le attrici e Attilia Radice per le ballerine. Greta Gonda, portiere delle attrici, custodisce il prezioso pallone. L'arbitro, come la Tortana, l'uomo più grosso di Roma, presiede la scelta del campo. In gioco, Bernardini, allenatore delle attrici, poderoso rimando di Laura Solari. Ora il gioco è al centro del campo. Mi sembra un po' confuso, ma la Radice è sulla palla, cerca di districarsi dalle avversarie, fugge, scarta un'ultima attrice e sola vola. L'arbitro è un po' lontano, vorrebbe correre anche lui. L'azione della Radice non ha avuto esito, il gioco è tornato al centro. Che grazia di movimenti, sembra di assistere ad un balletto. Tra tante gambe, certe volte anche il pallone. Ciao Taglie, tutto bene? Ascolta, ho trovato su internet un video della partita di cui parla il libro Giocare con le tette. E praticamente cioè, si vede proprio un pezzo della partita, no? Ma è una cosa, cioè, devi venirlo a vedere. E, boh, se ti va, vuoi venire prima dell'allenamento, magari diamo un'occhiata a quei video qui e poi dopo andiamo all'allenamento insieme, cosa ne dici? Va bene, dai, allora ci vediamo dopo. Ciao, ciao, Tali. Nell'estate del 1976, mentre in Italia infuriano la contestazione giovanile e le rivendicazioni femministe, a Reggio Emilia una barista ed un barbiere, animati da fantasia e voglia di giocare, fondano una squadra di calcio femminile chiamata Associazione Calcio Femminile Santa Croce. È l'inizio di una lunga storia. E poi all'inizio abbiamo fatto un sacco di partite senza fare campionati, prendendo, come si dice, delle vagonate di gol a partita, però ci piaceva, stavamo insieme e di lì poi si è creata la squadra che abbiamo formato poi, diciamo così, uno zoccoletto duro della prima Reggiana. Io andavo spessissimo a vedere la Reggiana perché poi ci facevano entrare, era diventata quasi una squadra unica, non dipendevamo, tra virgolette, dalla squadra, però frequentavamo i ragazzi della Reggiana, per cui era un bel periodo quello. Alla fine del 1981 l'associazione assume il nome di Reggiana Calcio Femminile e inizia con tenacia a scalare le serie minori del calcio femminile dalla C alla B. Il primo presidente è Gian Domenico Gozzi, padre di una delle atlete, che nel 1986 traghetta la squadra in Serie A. Lui si è immolato, secondo me, nel vero senso della parola, nel cercare di mandare avanti questa squadra e l'ha fatto in alcuni casi anche rimettendoci soldi. All'inizio giriamo qua intorno, poi ci siamo iscritti ai campionati e vincendo il campionato di Serie C abbiamo iniziato il campionato di Serie B, questo nell'arco di 2 o 3 anni. Per noi era importante andare a fare allenamento, trovarci perché ci piaceva, quindi non è che facevamo molto caso a ciò che dicevano dal di fuori. In tempi lontani l'unico sport permesso alle donne era il volano. Oggi le idee sono cambiate. Con lo stesso passo baldanzoso con cui hanno fatto il loro ingresso nella politica e nella magistratura, le nostre compagne sono entrate nel mondo dello sport.
Per poter appoggiare le loro ambizioni, noi vorremmo poter saggiare con mano i loro mezzi atletici. Ma in ogni caso dobbiamo riconoscere che non mancano interessanti prospettive e che c'è un ottimo materiale da sfruttare. Queste ragazzotte sono decise nel corpo a corpo, ma soprattutto sorprendono per la vivacità del palleggio. In campo non rifuggono dai contatti violenti, anche alle donne piace il gioco duro. Forse non si arriverà mai a un vero e proprio campionato di calcio femminile, ma in fondo questa preparazione non sarà sprecata, in attesa che le donne ritornino a quello sport che da secoli è a loro più consono. Io giusto stando vicino. Io sono reggiana proprio di nascita. E quindi comunque c'è il sogno di ogni bambina che gioca a Reggio è sicuramente giocare nella Reggiana. Io gioco nella Reggiana da 7 anni e ho fatto le prime stagioni in cui giocavo in primavera e avevo davanti la prima squadra che giocava in Serie A. Sono arrivata all'età di 3 anni in Italia e grazie a mio padre che lui è uscito dal Kosovo e per andare a lavorare perché là c'era poco lavoro. Praticamente sono quasi italiana, no, anzi sono italiana perché ho preso il passaporto da circa un mese, quindi. Però con il cuore ovviamente sono ancora kosovara. In fabbrica lavoro 8 ore al giorno, faccio i turni mattina, pomeriggio e notte e con gli orari è un po' difficile allenarmi con la squadra. Infatti quando devo lavorare il pomeriggio lavoro fino alle 8:30, loro alle 7 iniziano l'allenamento e quindi non riesco e mi alleno al mattino con la mia mister che lei è sempre disponibile. A volte quando non riesce mi arrangio, faccio da sola al parco vicino a casa e lei mi dà il programma. Altrimenti diventa una contro tutti, no? E il fare insieme. Soprattutto avere sempre il sostegno della compagna, viene il bisogno, sempre. Adesso lo ripetiamo. Sempre due. Si sente? Due. Due. Noi iniziamo la nostra preparazione dopo Ferragosto, facciamo un periodo di preparazione con 2 allenamenti al giorno. Il periodo di preparazione dura circa, va dalle 3 alle 4 settimane. Poi naturalmente le ragazze iniziano ad andare, chi ad andare a scuola, chi a lavorare, quindi tutto questo non è più possibile, quindi si passa a 3 allenamenti, spesso vengono integrati da un lavoro che io do da fare a casa alle ragazze per fare almeno un allenamento in più di potenziamento strutturale che noi non riusciamo insomma a fare perché poi diventa davvero difficile. Questo è il 4º anno che alleno e la mia più grande soddisfazione è vedere queste ragazze crescere non solo calcisticamente ma sotto l'aspetto umano. Col lavoro è molto difficile perché sto quasi sempre in piedi, le gambe a volte non reggono, però ovviamente devo lavorare per forza visto che ho sempre desiderato avere come lavoro il calcio, ma in Italia questo non è possibile e quindi devo fare 2 cose.
Come fai a combinare il tuo lavoro? So che lavori tanto e fai anche molti allenamenti. Per te è un sacrificio o è ancora un divertimento? Ma più che altro è un divertimento, perché io lavoro fino alle 8 di sera, 8 e mezza, smetto, prendo la borsa, vengo qui alla Marcord e alle 9 sono in campo tutte le sere. E è un divertimento, perché se fosse un sacrificio riuscirei a reggere un mese, due mesi e poi lascerei stare, perché venire a fare allenamento con la nebbia e la neve è proprio una passione ed è anche un divertimento. È ripagata secondo te? Sì, sì, indubbiamente. È ripagata per me, perché giocare nella Reggiana quest'anno è il massimo, nel senso che io gioco con ragazze che giocano in nazionale, con una Vignotto, una Marsiletti, che sono stati simboli del calcio femminile, e per me poter giocare con loro è già una grossa soddisfazione. Non posso anche nel tempo rivedere indietro tutte le cose che ho fatto, vederle come un sacrificio. Mi ricordo gli anni in cui andavo a Milano a giocare, partivo praticamente col permesso della mia responsabile 10 minuti prima che finisse l'orario di lavoro e prendevo un treno, arrivavo, prendevo una metropolitana, mi venivano a prendere all'uscita della metropolitana, giocavo, riprendevo un treno sperando di non perdere quello delle 10:30, se no dovevo prendere quello della mezzanotte, quindi arrivando a Reggio Emilia intorno a mezzanotte e mezza, alle 2, e il giorno dopo era di quella di nuovo. L'ho sempre vissuta come tanto sonno, ma mai come sacrificio vero. Per finanziarci avevamo cercato un qualche sponsor, poi ci autofinanziavamo, in parte mio padre, che all'epoca era diventato presidente, ci portavamo il panino da casa, andavi a fare i biglietti, viaggiavi di notte sul treno quando andavi in trasferta, tornavi alla mattina presto, 3-4, portavi a casa le ragazze un po' più lontane, poi dopo chi a lavorare, chi a scuola, però erano trasferte fantastiche. Sì, ricordi bellissimi. Mi ricordo che avevamo una 500, che era la mia, mettevamo gli autoparlanti e poi andavamo nei paesi dove giocavamo, e ovviamente per fare pubblicità. Quindi passavamo per cercare di avere, ma un gran risultato non c'è stato. Però insomma qualche volta qualche soddisfazione l'abbiamo avuta pure noi, ecco. Siamo arrivati a Foggia e tra l'altro là non avevamo il pullman che ci portasse al campo, perché era fuori da Foggia. Noi avevamo prenotato il ristorante, il pullman ce lo doveva praticamente prenotare la squadra che ci ospitava, non lo fece. Morale della favola che noi siamo arrivati al campo in autostop. A un certo punto non si fermavano macchine, le fermavamo noi, ti giuro, saltavamo su in 2 o 3, le borse nel baule, e ti dirò di più, una ragazza è arrivata in motorino. In motorino. Un'altra volta siamo andati a giocare a Napoli, anche qui arriviamo in stazione, siamo riusciti a trovare un pullman, una specie di autobus, ci ha portato al campo e ci ha chiesto se dovevamo tornare indietro. Noi gli abbiamo detto di sì, poi ci eravamo lamentate perché non aveva della bella musica. Quando abbiamo finito la partita, che siamo usciti, ci ha aspettato ed è andata a comprare la cassetta della musica che gli ha chiesto. Abbiamo vinto la Serie B, abbiamo fatto il primo anno di Serie B, poi abbiamo vinto, siamo andati in Serie A, abbiamo fatto il primo anno di Serie A, e sono stati anni bellissimi, perché poi eravamo un gruppo di amiche, ma poi come tutte le squadre di calcio femminile, cioè ci univa veramente la passione. Avevamo un presidente che era quasi, cioè, un padre, perché per quello che poteva non ci faceva mancare niente. Lui faceva il presidente, io facevo all'epoca la segretaria, nel senso tenere dietro i cartellini, tutte le varie richieste che dovevi fare per le ambulanze, per la forza pubblica, i tesseramenti. Cercavamo gli sponsor. Andavi a parlare con un imprenditore o con un'azienda, ti dicevano venite, vi diamo qualcosa, poi andavi là, si tiravano un po' indietro. Non era semplice, infatti tanti li abbiamo tirati fuori anche noi.
mio padre come presidente, insomma, giusto per aiutare la società. Noi pagavamo tutto, anche l'illuminazione dei campi di allenamento, perché dovevamo andare la sera, perché tante lavoravano. Ti dico, la prima volta che ci hanno dato il mirabello, dopo tanto tempo, ce l'hanno fatto pagare, mi ricordo ancora, 500.000 lire. Quando sono arrivata alla Reggiana, la Reggiana era già una formazione con uno spirito e con un'organizzazione più mirata a raggiungere risultati, ma che nella pancia aveva ancora tutto lo spirito dilettantistico, lo spirito che aveva portato queste ragazze ad andare oltre. E questo è quello che ho visto in loro. E mi ricordo la prima sera del primo allenamento che feci con la Reggiana, che una ragazza di queste, prima di iniziare l'allenamento, ha cominciato a fasciarsi. Ho detto, va bene, avrà male una caviglia, si sta fasciando. E dopo la vedo che si fascia un ginocchio, e poi si fascia anche l'altro ginocchio, e poi si fascia anche la pancia. E dico, ma questa è una mummia. In realtà questa ragazza giocava con dolori praticamente dappertutto, faceva un lavoro anche particolarmente impegnativo dove stava sempre in piedi, eppure in campo era sempre quella che ci dava di più, che lottava di più. Io sì, mi chiamavano la mummia perché io, la mia muscolatura fragile non mi permetteva di essere, anzi purtroppo avevo degli infortuni abbastanza frequenti, soprattutto alle ginocchia, per cui io ho cominciato fasciandomi le ginocchia, prima uno, poi l'altro, e poi anche gli addominali, perché avevo questo problema appunto ai muscoli, avevo dei muscoli fragili, per cui era normalissimo per me, ma per chi mi guardava diceva, ma era quasi una sofferenza per gli altri. Io avevo una lavanderia e il mio lavoro era anche un lavoro, insomma, pesante, ecco, quindi di giorno io lavoravo anche 10 ore al giorno per poi andare a fare allenamento alla sera. Ecco, lì c'era proprio il concetto del gruppo. Cos'era il gruppo? Probabilmente per quello che poi abbiamo fatto bene, e poi dopo probabilmente grazie anche a questi valori, a questi aspetti, abbiamo fatto appassionare uno come Zambelli, che poi è arrivato così dal nulla, è arrivato, e da lì poi insomma è iniziata l'ascesa della Reggiana a Reggio Emilia, e poi sei arrivata a te e sono arrivate tutte le big. E questo è venuto a Reggio, ma poi è cambiato anche la vita, si può dire, proprio nel vero senso, perché i primi 2 anni che ho giocato, ti ricordi, io viaggiavo su e giù, poi una volta smessa ho preso radici qui. Mi ricordo questa cosa, cioè quando tu sei entrata, io ci ho messo per 20 giorni, un mese, a focalizzare che io ero nello spogliatoio con quella giocatrice che avevo visto a 10-12 anni in televisione. Per me veramente ci ho messo un mese a capire che potevo stare nello spogliatoio con te. È stata una cosa bellissima questa, bellissima veramente. La Reggiana, con l'aiuto economico dell'industriale Renzo Zambelli, che ne diviene anche presidente nel 1987, a fine decennio prende la via di un grande futuro. La disponibilità economica di Zambelli porta all'ingaggio delle migliori atlete italiane e in 4 anni la Reggiana vince 3 scudetti e 2 Coppe Italia. Il 93 è l'anno dell'esaltazione, scudetto e Coppa Italia insieme. Ed è l'anno del crollo.
Sono entrato nel calcio femminile attraverso il signor Gozzi, che mi ha un pochino stimolato questo sport e mi sono divertito, mi è piaciuto e ho cominciato così, prima come sponsor e poi come presidente. E tuttavia adesso siamo qua a un livello abbastanza discreto, insomma non voglio mica dire di essere arrivato perché non si arriva mai nello sport. Comunque lei ha dato sicuramente una svolta decisiva a questo sport femminile, a quello del calcio reggiano. Quest'anno la squadra attualmente in testa classifica può vincere lo scudetto, però non rientra nei vostri programmi. Però quest'altro anno ha promesso lei sì, che porterà lo scudetto femminile a Reggio. Ma è un impegno per quest'altro anno quasi certo, perché abbiamo già le strutture sufficienti per poter quasi garantire uno scudetto a tanto le atlete come società. Aveva una squadra di giovani, ragazze giovani che potevano comunque crescere anche a livello proprio nazionale, anche per la nazionale, e in alcuni casi poi è successo, vedi Melargo, Nadia Melargo, vedi Milena Bertolini, diciamo che se dovevano arrivare delle ragazze di peso, non così tante, bastava 3 o 4 per fare la differenza. Ecco, quello sì, quindi ha snaturato un attimino quello che era il gruppo. Sono arrivati personaggi molto forti, certo, ma che avevano già intanto una certa età, per cui potevano dare molto meno che le nostre, che invece sono dovute andare via per poter giocare, avendo un'età anche minore. Questo è stato un peccato, ecco, si poteva ovviamente scegliere giocatrici un po' più mirate, ecco, non prendere tutto. Non trovavo giusto ingaggiare delle ragazze e pagarle tanto rispetto all'epoca senza dare una struttura alla società. Carolina Morace, attaccante, nata a Venezia 26 anni fa, è una delle più forti giocatrici al mondo e dalla Reggiana ha dato quel quid in più. Classe incommensurabile, ha realizzato oltre 300 reti in Serie A ed un'ottantina di gol con la maglia azzurra. Stella di prima grandezza della squadra, miglior realizzatrice di questo campionato stravinto dalla Reggiana Zambelli. Elisabetta detta Betty Vignotto, attaccante, nata a San Donà di Piave 36 anni fa, una leggenda vivente del calcio femminile italiano, avendo segnato a raffica sia in campionato che in nazionale. Chiude alla grande la carriera con la vittoria del titolo a Reggio Emilia. Maria Grazia Astolini, portiere nata a Castelnuovo Monti 29 anni fa. Renzo Zambelli, presidente della squadra più vincente di Reggio. È tempo di rivincite per questo gradevole personaggio, che ha sempre creduto all'esplosione del calcio femminile nella città del tricolore. Zambelli è ora sinonimo di successo. Poi nel 92-93 c'è stato l'ultimo scudetto con la Coppa Italia, sì, che c'era Cannatello allenatore, e da quell'anno lì poi è finito il campionato, Zambelli è anche un po' fisicamente provato, insomma un po' tutto, un po' forse perché anche la città, o non lo so cosa lui si aspettasse, ha lasciato. Zambelli lascia la società, che si ritrova di colpo senza risorse economiche, e la squadra titolare si sfalda. Dalle stelle alle stalle, la grande reggiana con le casse vuote deve ripartire dalla Serie C. Io mi ricordo anche quando giocavo, c'erano squadre che vincevano campionati per 2 o 3 anni e poi sparivano, perché la persona che aveva finanziato o sponsorizzato queste società si ritirava e queste società chiudevano. Fatto sta che poi io dal 94 mi sono trovata presidente. Il futuro della società resta appeso alla volontà di resistere della squadra giovanile e della dirigenza affidata a Betty Vignotto, che per tutti gli anni successivi, fino ad oggi, si prodiga con alterni risultati per garantire crescita e futuro alla reggiana. La squadra, con poche risorse, continua per i successivi 20 anni a scalare la Serie A,
per sprofondare periodicamente in B e in C per mancanza di sostegno finanziario. Siamo ripartite appunto con la primavera di allora e tra alti e bassi, insomma, quel poco sponsor che trovavamo, abbiamo fatto la Serie C. Siamo anche riusciti a vincere adesso l'anno preciso la B, a cui abbiamo rinunciato appunto per motivi economici. Poi pian pianino l'abbiamo rivinta e siamo riuscite a risalire la china, con, sempre con gli sponsorini. Quindi nel 97, anche con l'arrivo della Barcom, che abbiamo tuttora, siamo state promosse in Serie B e nel 2001-2002 promosse in A2. Tra alti e bassi, rinunce perché non c'erano soldi, eh? E poi siamo riusciti a raggiungere questa Serie A, e tu lo sai benissimo perché hai fatto sette di Serie A con noi, con tutti i bei piazzamenti comunque, e con la Ciliegina, che è la terza Coppa Italia, insomma, da una squadra con le nostre capacità economiche, dico, nessuno se l'aspettava, però tecniche poi in campo sono venute fuori, sì. La voglia, la grinta, il gruppo che c'era allora, nelle ragazze proprio molto aggregante. Salgono, quando giocano la palla loro hanno i difensori laterali che vengono su, quindi andiamo ad uscire sull'esterno, anche per questo le mezze ali devono avere molto gamba, molta velocità, ma non è tanto solo quello, eh? È la velocità di testa che fa la differenza. Capire quando bisogna uscire nel tempo giusto. Allora, barriera 2, sia a destra che a sinistra, Benny e Talie. A saltare libera in mezzo, sempre Sara Orla e Giulia. Questa partita ce la giochiamo tutta, come tutte le partite. Mi raccomando, con coraggio, con gioia, con orgoglio, perché fare una partita così non capita tutti i giorni. Capiterà altre volte per voi, ma non capita tutti i giorni. Per me lo sport è uno strumento, è un mezzo potenzialmente educativo, no? Tutto il lavoro che faccio con loro e soprattutto si basa su questo. E naturalmente non è che disdegno gli aspetti tecnici, tattici, che sono importanti, ma sono un mezzo per arrivare ad altro. Faccio degli esempi. Il passaggio, che è un gesto tecnico, per me è un gesto tecnico che mette in comunicazione, è un gesto di relazione. Quando si arriva, diciamo, all'esaltazione di questo, è proprio, si crea un'empatia, no? E quindi c'è non solo un vedere, un sentire, l'accompagna, si creano dei legami, no? Tutto il gioco è un legame. E attraverso anche proprio delle esercitazioni io lavoro sia sul gesto tecnico, ma sul fatto che debbano osservarsi, l'incrocio degli sguardi, capirsi, perché ci sono dei tempi, devi aspettare il tempo dell'altro, lo spazio. Cioè lo sport, secondo me, è una metafora della vita, no? Se sei bravo a giocare a calcio, ma hai dei valori, diventi ancora più brava, perché c'è una sostanza, c'è della testa. In tutti i momenti dell'allenamento io riporto sempre a loro la riflessione di cosa fanno, perché lo fanno, e qual è il significato, no? In ogni cosa c'è un significato dietro, e quindi questo, secondo me, le stimola ad andare al di là, a capire quello che c'è dietro ad ogni cosa. E se lo fai costantemente, i giovani ti danno delle risposte sorprendenti.
Sì, tu pensa che negli anni 80, poi quando si vinceva gli scudetti così, la Reggiana aveva già il settore giovanile. E sì, pensa che adesso ci sono squadre in Serie A che non hanno il settore giovanile. Infatti la forza della Reggiana è stata quella, cioè il radicamento sul territorio col settore giovanile, perché poi quando hai il settore giovanile non muori mai. Ti possono venire a mancare le risorse, però poi riesci sempre a ripartire. Grazie anche a Maria Grazia, perché soprattutto lei che ha visionato nelle squadre maschili, queste ragazzine che si approcciavano a giocare, lei le contattava, perché poi nei maschi quando hai raggiunto il limite d'età non ci puoi più giocare, quindi dove vai? A Reggio Emilia il calcio è anche donna. È stata organizzata in collaborazione con la polisportiva Tre Foscato la prima scuola calcio mista aperta alle bambine dai 6 ai 12 anni. L'organizzazione della scuola calcio è stata affidata a Betty Vignotto, indimenticabile centravanti e capitana della nazionale, mentre la parte tecnica è stata affidata a Milena Bertolini, giocatrice di Serie A, attualmente nelle file del Monza. Nei maschietti cosa succede? La bimba magari non conosce neanche la realtà femminile, si trova a dover affrontare una situazione difficile fisica o psicologica e tende a spostarsi verso un altro sport tendenzialmente, che magari non è quello dove loro provano più passione. In questo modo noi abbiamo cominciato a periodicamente andare nelle squadre maschili, farci vedere e ad invitare le bambine e i relativi genitori a frequentarci saltuariamente con le loro possibilità e a vedere cosa ci sarebbe stato eventualmente in un qualsiasi momento loro avessero deciso di smettere di giocare coi bambini. Questo ci ha portato effettivamente nel tempo a mantenere almeno due squadre di settore giovanile più la primavera. E io costantemente ho rapporti con allenatori di squadre maschili, che peraltro mi fanno anche loro d'aiuto perché mi segnalano bambine, quindi cioè c'è anche una reciprocità. Quindi questo è un lavorio continuo, quotidiano, che vuol dire anche mandare un sms o una chat nel giorno del compleanno piuttosto che il giorno prima dell'esame di terza media o di quinta elementare, insomma. Mi chiamo Valentina. Età? 13. Ho 12 anni. Ruolo? Fascia, sinistra. Gioco a centrocampo. Da quanti anni giochi? 3. Sono 3 anni che gioco nella squadra. Un aggettivo per descriverti quando sei in campo? Forte. Secondo te il calcio è? Meraviglioso. È una passione, uno sport, un passatempo e un po' molto, tanto, è un po' tutto anche. Qual è la tua faccia quando fai gol? È stupefatta. Fammi vedere. Beh, di sicuro sorrido. E fai tanti gol? Qualcuno sì, faccio. Però le passo anche soprattutto. E quando fanno gol alla tua squadra? Incito le mie compagne ad impegnarci di più. E quando fanno gol gli altri per colpa tua? Secondo te siete una squadra forte? Sì. Vincete spesso? No. Contro i maschi non ne vinciamo molte. Però contro le femmine siamo tra le squadre più forti. I tuoi amici cosa dicono del fatto che giochi a calcio? Alcuni dicono che sono una femmina e non dovrei giocare a calcio e altri invece mi invitano a giocare con loro e giochiamo insieme. Quando giocavi coi maschi all'intervallo, ti snobbavano o te la passavano? Alcuni me la passavano e riuscivo a fare qualcosa, però mi sentivo inferiore comunque. Quando fate le squadre, ti chiamano per ultima perché pensano che sei una schiappa oppure... No, di solito, visto che mi conoscono, mi chiamano anche per prima. Non sono l'ultima, ma sono tra i primi. E adesso ti senti ancora inferiore o no? No. So che sono brava
e faccio vedere che comunque me la cavo, ma mi rispettano di più. La bambina che arriva dal maschile ha sostanzialmente una mancanza, che non è sicuramente quella tecnica, ma è quella della condivisione. La bambina che arriva dal maschile manca del momento ante e post partita, lo spogliatoio. Quindi non c'è né prima, nella preparazione alla partita, la condivisione di quell'adrenalina, no? Di quell'attesa della partita. È un'attesa individuale, magari nello spogliatoio dell'arbitro dove si è spogliata. E quindi quando arrivano nel femminile, i primi giorni, nei primi momenti sono le prime ad andare via e poi piano piano sono sempre le ultime ad andare via, perché bevono quello che succede all'interno dello spogliatoio. Di contro si viene a creare una situazione che io le chiamo le principessine, perché loro sono uniche nell'ambiente maschile e l'unico spesso viene trattato da diverso, non necessariamente male, ma da diverso. Quindi è diverso perché si spoglia in un ambiente, è diverso perché comunque, malgrado che sia una femmina, è la più brava, è diverso perché ascolta con più attenzione l'allenatore e non protesta come i maschietti, è meno irrequieto. Quindi di fatto la bambina viene anche accettata dagli stessi adulti, soprattutto se a parità di capacità, come una perla all'interno del gruppo dei maschietti. E questo ovviamente le ragazze lo sentono, lo vivono, ed è giusto che sia così perché è la realtà. Rientrando in un ambiente che è più paritetico, hanno un momento a volte di sconforto, chiamiamolo così, di balia, ma dove sono arrivata? Non sono più quella che ero prima. Però voglio dire, ci sta, perché questo è normale che avvenga, è un percorso che fanno. Non ho visto nessuno alzare le braccia ed arrendersi anche in una situazione di questo tipo. E poi il calcio mi è sempre piaciuto, ha avuto qualcosa in più degli altri sport. E quando l'arbitro ti fischia un fallo che non hai fatto? È successo una volta e io ho lasciato andare e dopo però gliel'avevo detto all'arbitro. Era l'anno scorso, sì, alla fine della partita. E lui fa, beh, la prossima volta andrà meglio. Me lo ricordo. C'è un calciatore che ti piace in particolare? Proprio particolare, particolare no. Mi piace molto Messi e... Palacio. E perché ti piace? La forza di volontà. Prende la palla, gli scarta un po' gli avversari, fa venire su tutta la squadra e poi fa un po' di giri e poi fanno gol di solito. Perché ho letto il suo libro e da piccolo era malato, ma nonostante è andato avanti. Perché squadra tifi? L'Inter. La Juve. Per quanto si riferisce all'attuale, per esempio, prima squadra, è evidente che la prima squadra nostra è praticamente il frutto di questo... di questi gradini che si sono percorsi, e queste ragazze hanno quasi tutte militato almeno in una di queste fasce di settore giovanile. Cioè sette anni di Serie A e praticamente riuscendo sempre a salvarci con le risorse che probabilmente con le tue risorse un'altra squadra a malapena faceva la 2. Sì, sì, e beh, tu riuscivi a salvarti in A. E poi c'è stato l'anno incredibile della Coppa Italia, cioè, che è come dire, è stata proprio un'avventura, come, sì, cioè proprio una squadra non per niente titolata, ma... Beh, comunque io dico che è giusto premio per chi proprio come noi ha investito in forze umane, poi non economiche, quindi alla fine vedi, il lavoro paga, il lavoro del campo sì, paga. La Coppa Italia sì, è stato veramente il coronamento di questo progetto bellissimo, con e tantissimi ragazzi del posto, del settore giovanile, che hanno iniziato da piccole qua.
Nel 2010, dopo 8 anni di ostinata resistenza in Serie A, la squadra allenata da Milena Bertolini, contro ogni più ottimistica previsione, compie un altro miracolo. Pensavamo proprio ad andare in finale e vingerla, quindi io me l'ho presa quei 3-4 giorni lì e poi sono dovuta rientrare, avevo il biglietto aereo e l'ho vissuto al telefono, al telefono, insomma, sui rigori poi sì, è stata una, proprio, non so, il cuore andava a mille, ecco. E rigore per rigore c'era la ragazza Samantha Dolci che mi dava sbagliato, parato, sbagliato loro, abbiamo fatto noi. E quando poi sull'ultimo rigore, che era quello decisivo, c'è andata proprio una ragazzina, perché era della primavera e quindi era in panchina, che ha segnato, c'è stata proprio l'esplosione. Penso che dall'altra parte sia volato via il telefono. Ma un anno dopo si rinnova la beffa della Serie C, perché le risorse finanziarie disponibili non consentono più la permanenza in A. Il rammarico rimane del fatto che, nonostante tu hai vinto una Coppa Italia, l'anno dopo abbiamo fatto un anno praticamente cercando di salvarci. Il rammarico rimane che la città non ci ha aiutato, non ha risposto, non c'è stato nessuno che abbia sostenuto la squadra, che secondo me, insomma, questo è un patrimonio della città. E a Reggio Emilia si fa fatica a capire che questa squadra è veramente un patrimonio della città. Qualche tempo fa, penso lo scorso anno, avevamo parlato ancora di regional femminile e c'era stato un po' era stato lanciato un grido d'allarme, no? Rispetto alla sopravvivenza o meno della squadra. Com'è andata adesso? Male, perché il grido c'è sempre, anzi l'abbiamo anche esternato poco tempo fa anche al sindaco. Cioè, qual è il problema? Il problema è per i sponsor. Sponsor che, come hai detto prima, sono tutti convolati verso il basket, la Reggiana maschile, quindi noi siamo proprio messe male già dall'anno scorso. Quest'anno, con la crisi, 4-5 ragazze titolari dell'anno scorso, che hanno permesso anche di vincere la Coppa Italia, sono emigrate in altre squadre. Ciò non toglie che la squadra, le ragazze che sono rimaste diano un buon tasso alla società, sia alla squadra che c'è adesso. Abbiamo una buona posizione in classifica, lottiamo per la salvezza, però stiamo andando benino, insomma, quindi ci manca un pochino di sostegno economico, ecco, che qualcuno creda in noi. Se siamo ancora qua è grazie alle ragazze, cioè quelle che viaggiano, hanno rinunciato, proprio arrivano per il rimborso spese e vengono solo il sabato. La nostra forza, anche quella di essere ancora qui, è perché abbiamo un buon settore giovanile. Infatti nella prima squadra sono state integrate 4-5 ragazze della primavera. E 5 anni fa, mi ricordo, ci prendevamo il panino al sacco, dove mangiavamo in autogrill fuori e ci sedevamo sulle panchine per mangiarci questo panino prima della partita, perché non avevamo soldi per permetterci il pranzo con la società. Cioè, le ragazze sono state eccezionali, sì, perché sì, niente da praticamente dire. Ci siamo riuscite a fare abbiamo un altro anno finito grazie a loro. Campionato e dove le ragazze venivano, hanno rinunciato al rimborso spese, ci mettevano i soldi. Sì, abbiamo rinunciato. Finito e io mi ricordo, questo è stato il bello. Il brutto è stato l'ultima partita e mi ricordo che tu sei poi entrata nello spogliatoio e hai detto alle ragazze che non si continuava più.
e ci siamo messe tutte a piangere. Io mi ricordo, io pianto come tantissimo e tutte le ragazze si sono messe a piangere perché era come, insomma, spezzare un sogno e una grande passione. Quella è stata veramente una giornata tristissima. E il periodo più brutto, più triste, diciamo, della mia vita, la dico così perché il calcio per me è vita, è stato il momento in cui la nostra presidente Vignotto ci ha riferito che dalla Serie A dovevamo andare in C per mancanza di soldi. Un po' ce l'aspettavamo, però per mancanza di soldi retrocedere così è una cosa molto brutta, soprattutto per chi l'ha vissuta. Io infatti quell'anno ero lì e vedevo tutte nello spogliatoio che piangevano, non c'era una che non piangeva. Lo so, io a suo tempo con il sindaco del Rio ho sempre tampinato perché appunto ci aiutasse a dare una mano, ma cioè, esisteva solo la Reggiana maschile, e, vabbè, il basket c'ha per conto suo Landi, quindi avanti per la sua strada, però già allora io cercavo la collaborazione con la maschile, mi era anche stato promesso qualcosa che poi è rimasta una promessa, insomma, e si sono visti i frutti. Abbiamo dovuto rinunciare alla categoria e siamo ripartiti per l'ennesima volta dalla Serie C, col settore giovanile, rinunce perché promossa in B, ma rinuncia perché non c'erano i mezzi, e avanti così, poi insomma, poi ci siamo riuscite e siamo qua ancora. Dalle rovine, diciamo, della vecchia Serie A non è rimasta nessuna ragazza quasi, se non appunto qualche giovane, e appunto abbiamo dovuto ricominciare tutto da capo e ripartire dalla Serie C, che è stata comunque una cosa da un lato molto demoralizzante, direi, per la società, perché comunque tanti anni di sacrificio e poi cioè, per poi arrivare a dover ripartire da capo. Questo gruppo che si è formato è comunque, secondo me, un gruppo che dà grande orgoglio sia per i progressi che sono stati fatti dal settore giovanile, dalla primavera, dal lavoro di tutto lo staff tecnico anche prima del fallimento, e poi appunto questa nostra crescita, questo tornare dalla Serie C alla Serie B, questo diciamo un po' rinascere fatto appunto di ragazze reggiane. È stato molto, secondo me è stato molto bello e anche gratificante anche per noi. Nel 2012 arriva Federica D'Astolfo, che viene ad allenare la giovanissima formazione e la riporta in B, mentre Maria Grazia Azzolini, storico portiere della squadra, coltiva il settore giovanile che, nonostante tutto, continua a garantire linfa vitale alla società più blasonata e più ignorata della città. Noi donne possiamo mettere nel calcio il nostro modo di essere donne, che è diverso, semplicemente, non è migliore o peggiore, è diverso, è differente. E la bellezza del gioco, secondo me, c'entra tanto con quello che è uno stile più femminile, nell'eleganza, nei movimenti, ma non solo, ma proprio nel pensiero, perché il pensiero comunque per me femminile è un pensiero circolare, è un pensiero meno lineare, quindi se penso al calcio, le azioni nel gioco del calcio maschili sono azioni più semplici che con pochi passaggi arrivano in porta. L'azione del femminile è un'azione più aggirante, più partecipativa, è più circolare, è più costruita insieme, no? È più tipica di un pensiero femminile, e quindi arrivare al gol attraverso una costruzione così, no? Anche di bello, ma di bello nel senso non solo estetico ma anche etico, secondo me ha un valore importante. Ecco perché dico dobbiamo portare questo aspetto che è il nostro, cioè questo è il punto di forza. Però passo per una che sembra che non dia tanta importanza
alle vittorie. In realtà io le voglio le vittorie, però devono arrivare con un percorso, un processo di crescita importante, se no sono sterili, non contano nulla. Per arrivare a questo ci vogliono dei tempi, no? Per me a volte sarebbe molto più semplice dire vabbè, verticalizziamo, buttiamo la palla avanti e miriamo subito all'obiettivo, no? Però poi perdi tanti pezzi che non impari più. Già la Serie B noi l'abbiamo anche fatta al di là dell'aiuto della Barcom, anche con l'aiuto dei genitori che sono andati da fare a trovare qualche aziendina, piccole, fatture piccole, ma siamo riuscite, insomma, poi per come interpreto io condurre una società, noi sia la Primavera che la Serie B viaggiano in pullman, appunto perché la squadra deve fare squadra, devono stare insieme, insomma. E relative spese, però ci siamo saltati fuori anche quest'anno, quindi direi grazie anche ai genitori. La Serie A è tutto un altro livello, anche teniamo presente che noi abbiamo una squadra molto giovane, è più una Primavera che una Serie B, tolte 3-4 elementi, quindi diamo il tempo a queste ragazze di crescere e se la conquistino loro, ben volentieri, poi sai, al momento si vedrà, insomma.